Bella a tutti ragazzi in questo nuovo episodio con il Gearing stavolta. Ci sono anche un paio di giocatori italiani dall'altra parte in divisione. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Non c'è portaerei, che è buono. Abbiamo un DD in più. Loro compensano con un cruiser. Un po'. Hanno soltanto il New Orleans che potrebbe attivare il radar. Ma che cazzo sta a fa sto Young? Fenomeno. Vabbè, noi abbiamo un DD in meno praticamente. Cioè, ha aperto il fumo e non ci si è messo dentro, grande. Vado. Young è riuscito anche a prendersi un torpedo. Non si riesca a schivare i colpi dei torpedo alleati. Questo è ancora vivo, ragazzi. Ancora vivo e non muore. Fantastico.
Madonna mia. Cabaro. Sono perma spottato. Dal forte. Quella tirpizza era immortale, ragazzi. Ah, ma c'è anche Attinio di là. Tre italiani. Bisognerebbe cercare di uccidere quel cazzo di cavaro. Cavaro è andato. Simpatico comunque questo forte, devo dire. Niente, immagine virata piena. Qualcuno ha gradito un torpedo. Un destroyer, mi sa. Goodman se n'è preso uno. Golosone. Adesso Corey sarà andato a cappare 3 e infatti io vado a prendere 2. Vediamo un po' se ci riesco. Adesso diamo il benvenuto al Kobuki.
Sicuramente il forte mi darà una mano in questo, vero? Spara, cazzo! Qualcuno si è masticato un torpedo. Ma mi si chiede di fare la manovra del secolo. L'ho fatta. Lol. Adesso non mi resta altro che schivare i colpi di 200 navi che mi sparano. E il gioco è fatto. E dovrò continuare a schivarli per un bel po', eh? Guardate che roba. Niente di più semplice. Avrò fatto bene a ingaggiare un Bismarck. Quello del tempo mi darà ragione. Comunque è una partita che devo dire è bella sudata. Il nostro Demuali dietro, che cazzo sta facendo? Hanno distrutto il forte? Ma se l'hanno distrutto, allora me lo vado a riprendere. Zitto, zitto, che quella magi forse ci casca. Sti torpedi hanno attraversato tutta la mappa, ragazzi. Zitto, zitto. Ragazzi, l'ha preso. Golosone. Basterebbe incendiarla una volta. Poi se fossero due non è che me lo prenderei male, sia chiaro. Ecco. Troppo bello che sto nel fumo, però sono spottato dal forte, lol. Lo so che vuoi venire qua, lo so. Lasciati dare il benvenuto, accolito. Niente.
Bella, oh, veramente una partita interessante. Non l'avrei mai detto chi avrebbe potuto vincerla, perché è stata combattuta fino alla fine. Bella, molto bella, mi è piaciuta. Sto Gehring si conferma un'arma piuttosto versatile, in grado di gestire diverse situazioni. Probabilmente ad oggi è la scelta migliore tra tutti i destroyer. In grado di lavorare molto bene sia con i cannoni che con i torpedo che caricano piuttosto in fretta con insettaggio adeguato, circa 1 minuto e mezzo. I cannoni, vabbè, sono delle vere e proprie gambot, fuoco ogni 3 secondi più o meno, per chi li ama usare così. Io un po' di meno, faccio una scelta più tattica. 155.000 danni, 8 torpedo a segno, 6 incendi, 2 basi cappate, 8 difese, 8 volte difesa, bella, bella, bella partita. 2200 rotti di esperienza e caliber. La mia squadra, nessuno di loro, diciamo, ha fatto un lavoro eccezionale, però hanno tenuto bene botta, quindi ottimo lavoro. Soprattutto il loro Fubuki dall'altra parte si è fatto valere tirando a segno sicuramente qualche torpedo, e da postrae, vabbè, questo ha fatto il devasto. Sto Benson soltanto un devasti strike. Va bene, questo Fubuki ha lavorato molto bene. E va bene, ragazzi, se questa partita vi è piaciuta, andiamo a vedere anche i dettagli della battaglia. Danni ricevuti, danni fatti, come si sono fatti. 28.000 tra floating e incendi. Devo dire, una gran bella nave. Complimenti a tutti. Bene ragazzi, se questa battaglia vi è piaciuta, io come sempre vi invito a sventolare i pollicioni, iscrivetevi al canale, commentate e perché no, condividetelo con un amico. Noi ci vediamo alla prossima sfida, ciao Dexic!